Riprendiamo questa puntata di martedì 22, le 8 e 31 minuti in questo momento. Saluto Mauro che ci ricorda di ricordare, tra l'altro, sì, un ascoltatore, un teleascoltatore così attento, sì, che stasera c'è la seconda puntata di Macchioris. E rispondo anche a chi la settimana scorsa, quando abbiamo avuto ospite mercoledì, sì, mattina il direttore regionale Silvio Safiotti dei Vigili del Fuoco, sì, scrisse: non lo lessi in diretta ma lo vi fuori onda. Ah, perché io dissi a Safiotti: lei ieri, sì, sera ha visto quella serie, nuova serie sui Vigili del Fuoco? Scrisse questo teleascoltatore: ah, non hai guardato Macchioris e hai guardato la serie? Alle 10 c'era la seconda versione, il secondo episodio della serie dei Vigili del Fuoco. C'erano due episodi, uno, sì, alle 9 qualcosa e uno alle 10. Finito Macchioris, che ho guardato con molta attenzione, mezz'ora, vergognandomi anche un po', io di me stesso, ma per carità, facevo dei capelli che ma erano, per carità, eri meraviglioso, eri affascinante, eri un bel ragazzo e niente. Basta, quindi stasera, ma vai tranquillo, c'è la seconda, la guarderò, puntata, sì, sì. La cosa bella di questo, sì, ciclo di puntate è che io la finirò con le stampelle. Va benissimo, perché, qual è il problema? Niente, una cena, succedendo, a casa sua, sì, vabbè, non ti tutta colpa del vino, lascia colpa del vino, lascia la, sì, no, dica colpa di sì, così almeno ci agganciamo a Giulio Pane. È colpa del vino, caro Giulio. Ben trovato, bentornato. In realtà è colpa del vino, ma in senso buono, se Giulio Pani è qui, perché da vivacità anche intellettivo, dopo due settimane, tra l'altro, di lavoro fuori, sì, fuori anche dalla Sardegna, e però insomma abbiamo parlato con altri due, sì, due collaboratori, allievi, collaboratori e allievi, perché sì, sono stati istruiti da te di distillati e di birra, insomma, due puntate, sì, molto interessanti, eh. Sì, sì, sono... però torna il vino, torna il vino e torna l'abbinamento, tradizione. Il tema di questa ultima, di questa estate, perché poi dopo ci ritroveremo a settembre, è abbinamento cibo-vino, che sembra una cavolata, ma è lo scopo principale della formazione per, certo, il sommelier, certo, ovviamente, certo. Quindi il vino si deve sposare con il cibo, e questo in base a dei parametri, oltre le cotture ovviamente, che è un parametro molto importante, la cottura per gli abbinamenti, la, certo, temperatura di servizio degli abbinamenti, ma anche i principi nutritivi, ovviamente. Eh sì. C'è una scheda, sì, che adesso andiamo a vedere, eccola qui. Ecco qui, per esempio, zuccheri semplici e zuccheri complessi come amidi, farinacei, quindi carboidrati, ecco, che non hanno quella dolcezza come può essere il glucosio e fruttosio, quindi dei dolci, stress. In base alla componente dei principi nutritivi degli alimenti stessi abbiamo delle tendenze e delle caratteri, e dei caratteri, sì, sì, che, sì, formano, sì, i caratteri dei cibi. Per cui ad ogni carattere del cibo, per esempio zucchero, quindi un dolce, pasticceria o frutta, sì, o gelati, noi dobbiamo abbinare per concordanza. Gli abbinamenti vengono fatti per concordanza o per contrasto. Poi esistono, e quindi sono gli abbinamenti logici, poi esistono abbinamenti tradizionali, abbinamenti sentimentali, così. Possiamo tornare in studio, lo dico tipici, alla regia, se no la schermata diventa particolarmente invadente, sì, dopo non vedono più la tua faccia ed è bello poter vedere anche ma una, esistono anche appunto gli abbinamenti, sì, stagionali, abbinamenti per valorizzazione, se noi vogliamo valorizzare più un cibo, per esempio dobbiamo mangiare l'aragosta, è chiaro che pagandola ad un costo elevato l'aragosta, sì, dobbiamo rimanere un po' sotto con il vino, per cui il vino non deve prevalere sul cibo, ecco. Certo. Dobbiamo sentire il profumo del mare, esatto, dovremmo trovare un equilibrio, valorizziamo, credo, in quel momento il cibo, però potremmo valorizzare anche il vino avendo una bella bottiglia. Apro una finestra, sì, una bella bottiglia, ovviamente poi dopo col pesce si dice sempre di bianco, però non è più, sì, così ormai, anche un rosato, vero? No, attenzione, adesso chiedo, perché poi chiedo, magari mi sbaglio, però ormai non è più la regola fondamentale che il vino bianco debba essere abbinato al pesce, oppure non lo è mai stata, non lo so, perché qualcuno diceva no, ecco, il pesce vino bianco, con la carne vino rosso. No, non è mai stata, normalmente la consistenza della carne dei pesci, quindi il tessuto connettivo è molto più delicato rispetto alla carne, no? Certo. Quindi anche la meccanica della masticazione è diversa. Dipende dalla cottura del pesce, dalla delicatezza delle carni, ma anche ovviamente dal tipo di pesce. Se è un pesce grasso, per esempio una ventresca di tonno arrosto, è chiaro che possiamo abbinare un vino rosso. L'importante è che non abbia tannini. Ecco, i tannini è la componente, sì, che lega
la bocca, esatto. Quindi si lega la proteina della saliva, la mucina, per cui ci dà quella sensazione il vino di legatura. Rosato, che nella via di mezzo con i pesci è possibile. Va bene lo stesso, perché il vino rosato ha meno ovviamente tannini del vino rosso, perché il vino rosato ovviamente si ottiene con una parziale macerazione, quindi la parte liquida del vino, quindi del mosto, non rimane molto a contatto con la parte solida. I tannini, queste sostanze che danno colore, danno astringenza, si trovano nelle bucce, quindi essendo parzialmente vinificato in rosso, il rosato ovviamente acquisisce meno estrazione di tannino. Ok, è importante, certo. Anche arrivare, nonostante molti lo sapessero già, però a definire questa leggenda metropolitana. Chiaro, con una spigola bollita non possiamo mettere, certo, esattamente, quindi la delicatezza delle carni è molto importante, dopo, la cultura pura. C'è, come la settimana scorsa abbiamo scoperto, chi preferisce addirittura abbinare la birra. Sì, anche la birra ovviamente deve avere però dei caratteri, della birra, certo. Caratteristiche molto diverse da una birra semplice o da una birra molto complesso, una trappista o una è troppo per una spigola, mentre invece una birra, per esempio, tipo Pilsner, ecco, va benissimo con il pesce. Dipende, ripeto, dalla cottura del pesce. Chiaro, pesce arrosto esigono vini strutturati e birre ovviamente più strutturate. Bella anguilla che è, o che numera grassa. Esatto, c'è la grassezza dell'anguilla, e quindi lì ovviamente dobbiamo avere un po' di tannino, un po' di alcol, ovviamente, e quindi la struttura del vino stessa va in abbinamento, per concordanza, con la struttura stessa del cibo. La struttura del cibo dipende dal numero degli ingredienti, ma anche dall'intensità di questi ingredienti stessi. Io non voglio essere, come al solito, quello che va a schiacciare il pedale dell'acceleratore sull'argomento presidente Mameli e cibo, non tanto vino, ma ti auguro di non mangiare mai e di non stare mai a cena con questo uomo. Non avevo dubbi, quando ti spiega perché, quando perché mangia anguilla, girano le anguille, perché secondo te le prende con le e mani le mangia a sonetto fisarmonica, anzi armonica bocca, proprio te. Della serie, lascia la lisca, ma sembra un orso che ha appena preso la preda e se la sta divorando. Ma secondo te una roba che giuro, la prima volta che l'ho vista sono rimasto quasi, e non so lì che abbinamento aveva di vino. Aveva 20 forchette, ci fossi 4 io. Coltelli, io. La stava manipolando, ma questa perché bella. Perché non mi piace l'anguilla, sinceramente. Invece, a me perché piace. Si mangia con le mani l'anguilla adesso, certo. Ma no, ma dai. Ma stai scherzando? Ma dove? Ma dappertutto. Nei Flintstone. Nel tempo di Nerone. Ma nei Flintstone anche la coscetta da Pippo. Guarda, ascolta. È come i gamberoni. Vuoi ascoltare chi ne sa? Si mangia con le mani l'anguilla? No. Quindi? Vabbè, Sofia. Sì, si mangia con le mani, così è d'accordo. Io non Dai, andiamo, alle, mangiasse, andiamo alle caratteristiche. Con le mani non troverei. Vabbè, ho capito, piacere. Ma non è che se tu sei così, gli altri devono fare così ma per forza. Ma io non ti ho costretto il gioco. Caratteristiche organolettiche, okay, dai. Quindi gli abbinamenti abbiamo detto per tradizione, quindi anche l'abbinamento per tradizione, che non ha una grande logicità, ma si basa ovviamente sul cibo del luogo, ma anche del vino del luogo, ovviamente. Cioè, per esempio, un abbinamento tradizionale potrebbe essere il porchetto con il cannonau, oppure anche il lambrusco col cotechino, con le lenticchie, il coniglio all'ischitana con il vino, con l'aspinio, per cui ci sono abbinamenti proprio tradizionali. L'abbacchio con il vino bianco dei Castelli, quindi a Roma. Faccio una domanda, lambrusco bollicine, no? Un pochino? Non tutti i lambruschi, ci sono sette tipi di lambrusco, esatto, che il lambrusco è un vino della Romagna. Esatto. La Romagna, l'Emilia Romagna, dell'Emilia, scusate, l'Emilia Romagna è nell'enologia italiana, nell'enografia italiana è divisa in due, una è l'Emilia, quindi piatti tipici, vini tipici, e l'altra è la Romagna, cucine completamente diverse. Nella Romagna c'è il Sangiovese, nell'Emilia abbiamo ovviamente il lambrusco con... Che infatti, trovo molto squisita. Una delle canzoni molto di Luciano Ligabue, che è emiliano, era lambrusco e popcorn. Esattamente. Non so se l'abbinamento tra le due cose possa sposarsi. Non mi pare. Il popcorn non è il massimo. Esistono dei lambruschi comunque molto colorati, però molto tannici, molto vivaci, ed esistono dei lambruschi fermi. E... Io da quando vivo in Sardegna non so, ma i vini con le bollicine non riesco a berli molto. Sarà che tutta la roba. Perché l'effetto rossi? Sì, rosso. È difficile. Non siamo molto abituati nella Padania, quindi nella zona dell'Emilia Romagna, nella zona della bassa
Lombardia, sì, quindi nell'Oltrepò Pavese, anche nel Veneto un po', allora, nel Veneto, ma anche in Piemonte, il Barbera per esempio, certo, la, certo, Croatina, la Bonarda, esistono questi vini anche ovviamente nell'Emilia, dal Gutturno, da, sempre a base di questi vini, dove ovviamente l'acidità ha una sua funzione, soprattutto per l'abbinamento, ha un potere sgrassante, perché l'anidride carbonica insieme all'acidità sgrassano, puliscono la bocca, e quindi avendo una cucina all'Emilia abbastanza grassa, ovviamente va benissimo con quel tipo di abbinamento. Va bene, allora voglio capire dalla regia dove eravamo con le slide. Eccole qua, caratteristiche organolettiche, allora seguiamo. Abbiamo detto, esatto, per, sì, concordanza, abbinamenti per concordanza, cioè più il vino, più il cibo per esempio è dolce, più il vino, anche il vino deve essere dolce. Questo, certo, è un abbinamento per concordanza. Più il vino ha una persistenza gustativa e più anche il cibo deve avere persistenza gustativa. Chiaro, questi abbinamenti sono detti per concordanza. Gli abbinamenti, ecco, vediamo, gli abbinamenti, mentre invece gli abbinamenti, sì, per... contrasto, ovviamente, questi sono quelli per concordanza. Gli abbinamenti per contrasto, invece, ecco qui. Bisogna contrapporre ad un carattere del cibo il carattere opposto del vino. Per esempio, sapidità, tendenza marognola e tendenza acida, che sono sensazioni dure, ovviamente, sì, bisogna contrapporre la morbidezza del vino, quindi la setosità, la velutatezza del vino. Ho capito, sì. Per quanto riguarda la grassezza e la tendenza dolce dei cibi, tendenza dolce che non è dolcezza, però è la tendenza dolce di una carne, sì, dei, sì, carboidrati, sì, eccetera, ecco, noi abbiniamo la sapidità, l'effervescenza e l'acidità. Per quanto riguarda l'untuosità e la l'untuosità, abbiniamo ovviamente la tannicità e la succulenza. La succulenza è quel potere del cibo di avere dei liquidi in bocca, ovviamente, dove rimangono liquidi in bocca. Noi abbiniamo l'alcolicità, essendo l'alcol un disidratante, asciuga la bocca. E queste sono... Senti, siccome magari la signora Maria sta facendo un'insalata di riso, ma con l'insalata di riso cosa si può abbinare? Un vino bianco? Ecco, l'insalata di riso, abbiamo detto che la struttura del cibo dipende dal numero degli ingredienti, ma dell'intensità degli ingredienti stessi. L'insalata di riso ha tanti ingredienti, ma non certo di intensità, sì, sì, no, di poca intensità, per cui un vino abbastanza leggero, un vino bianco va benissimo. Bene, signora Maria, con l'insalata di riso ha una bianco tendenza dolce, ovviamente. Prendi perché atto, gli amidi danno tendenza perché, dolce. Caro amico, tu non conosci bene il ragazzo. Cosa fa? Botta risposta. Adesso tocca a me. Sì, devi darne una. Non c'è tempo, c'è la pubblicità. Sì, bravo, mi spiace, bravo. Guarda, la pubblicità! A tra poco. In diretta Nicola Pinna, cosa fa? Litiga col microfono? Non ho capito, infatti. Cerca di uccidere, ma anche l'alito. La mattina dire, lei deve non sarà l'alcol, no, no, l'alito. No. Ha flosciato. Siccome lui è un solone, abbia c'è coinvinto Nicola Pinna, e coinvolto. Giornalista della Stampa, sì, di Torino, Nicola, stamattina al telefono, non per parlare di una notizia specifica, ma di un progetto, di una cosa che insieme a un altro gruppo di colleghi giornalisti hanno pensato di fare, sempre rivolto a tutti quelli che purtroppo durante l'alluvione hanno perso determinati beni, e non solo, anche le scuole, insomma, sono in difficoltà ancora a riprendere, quindi bisogna dare una mano. Che cosa avete fatto, Nicola? Buongiorno. Buongiorno, caro Nicola. Ciao Matteo, buongiorno, e prima di tutto grazie per l'ospitalità. Grazie a te. È contraccambiato, caro amico. Sempre. Prego. Il progetto che tu accennavi si chiama 1811, è un progetto che nasce dall'idea di un gruppo di colleghi che in quei giorni ha lavorato nelle zone colpite dal ciclone e che si è interrogato su quello che si potesse fare. Anche noi sentivamo forte il dovere di fare qualcosa. In quei giorni abbiamo soltanto raccontato quello che stava accadendo, in fondo era il nostro dovere, però di fronte a tanta gente che aveva bisogno e tanta altra gente che ha messo in campo grande cuore, i ragazzini che arrivavano armati di badile e rastrelli, mi viene in mente, che è un'immagine che ci ha colpito tutti in quei giorni, ci chiedevamo ma noi cosa possiamo fare? Non potevamo fare nulla in quel momento e abbiamo detto non possiamo certamente dimenticare questa gente. E allora a distanza di 8 mesi, quando un po' i riflettori si sono spenti, abbiamo portato avanti quel progetto che era iniziato 7 mesi fa, non l'abbiamo mai interrotto in realtà. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a frutto un po' il nostro lavoro e abbiamo realizzato un DVD che ricostruisce tutto quello che è avvenuto in tutta la Sardegna in quei giorni,
E contiamo, insomma, attraverso la diffusione di questo DVD di raccogliere qualche fondo, qualche lira da devolvere a un progetto di ricostruzione che sarà seguito dalla Caritas, che è il nostro partner in questo progetto. Mi permetto di aprire una parentesi sulla Caritas: ha fatto un lavoro veramente eccellente. Immane, esatto. I sardi dovrebbero essere veramente molto grati ai volontari della Caritas. E per questo noi abbiamo scelto di collaborare con loro, anche per avere la possibilità poi di documentare nel dettaglio quello che verrà fatto con i fondi raccolti. Parliamo del DVD 1811 oggi perché mercoledì sera verrà presentato per la prima volta ad Arzachena nelle tenute delle vigne Surrau. Non voglio fare pubblicità, però no, è l'unica azienda che ci ha dato un contributo. Ospitalità, per l'organizzazione, certo, e contributo, certo. Quindi insomma aspettiamo di avere tanta gente con noi, inizieremo da lì la vendita di questo DVD. Ci abbiamo messo tanto cuore nel farlo, c'è il lavoro di tanti colleghi, ma c'è il lavoro di fotografi, di tecnici montatori, grafici e anche musicisti che hanno scritto le colonne sonore, certo, appositamente per quest'opera. È un documento giornalistico di un episodio sicuramente drammatico, certo, ma che potrebbe essere visto dall'altra parte, cioè un aiuto concreto a chi in quelle giornate drammatiche, in quelle ore drammatiche, ha perso la casa, ha perso la vita, anche per qualcuno purtroppo, oppure... E molti anche le risorse istituti scolastici anche sono stati danneggiati seriamente, quindi hanno bisogno di riprendersi sotto tanti profili. Quindi questo è davvero un aiuto sostanzioso. Tra l'altro stiamo vedendo anche la copertina di 1811, cancelletto 1811, sì, è un hashtag quello, sembrerebbe. Esatto. E quindi io spero, mi auguro che possa dare i frutti che voi sperate, e poi ovviamente la professionalità vostra, quella è in dubbio, ma in questo caso la professionalità è relativa, no? Cioè l'intento è proprio altro, dare una mano, un aiuto. Poi le immagini saranno sicuramente belle, ma d'impatto, no, Nicola? Sì, comunque sì, per ricordare 10 secondi, voglio dire questo, che la finalità principale era ovviamente quella di fare del bene, di aiutare le popolazioni colpite. La seconda è quella anche di alimentare la memoria collettiva, perché quello che è successo non si deve dimenticare. Sì, è vero. E 1811 vuole essere un po', come dire, un osservatorio sempre acceso che terrà d'occhio quello che succede in Sardegna. Cioè la ricostruzione deve essere fatta con precisione, le promesse devono essere mantenute e soprattutto le regole della natura non devono essere schiacciate dal cemento. Ecco, proprio per questo, Nicola, promettimi allora che almeno una decina di copie le darete anche ai sindaci dei comuni di quelle zone, così le terranno in archivio per ricordarsi prima di andare avanti con altri lavori di altra natura. I sindaci sono tutti invitati a partecipare, sì. Vedremo anche grazie alla partecipazione e la loro sensibilità. Va bene. Bene, Nicola, è stato un piacere poter parlare di questo progetto. Ci sentiremo la settimana prossima prima di andare in vacanza, così ci facciamo anche un po', come dire, gli auguri per le buone vacanze. Per te se vai in vacanza, noi in realtà andiamo solo in vacanza virtualmente. Io saremo sempre lavorare, presenti. Poi saremo qui in agosto con il mese. Sono staccano vista. Grazie Nicola. Grazie Nicola e buon lavoro. Ciao. Ciao, a presto. Ciao caro amico. Nicola Pinna, giornalista della Stampa, sì, di Torino. Sono immagini che rimarranno nella memoria, che magari, sì, qualcuno vorrebbe anche eliminare, ma invece mai. È giusto che si ricordi di queste cose. Allora torniamo a noi, Giulio vini. Pani, andiamo in questo caso non solo ai vini, ma agli abbinamenti impossibili. Esatto, ci sono alcuni alimenti che di difficile abbinamento col cibo non vanno molto d'accordo. Per esempio, se mandiamo, sì, ecco, i sottaceti, le marinate con aceto è difficile, o le marinate con molto limone è difficile, perché tanta acidità non possiamo abbinare nessun tipo di vino, per cui e allora? No, non si abbina, dovremmo cercare acqua. Un vino è il tuo precere.
la sacca acqua mai. Lui è quindi, uno di quelli che dice acqua, no. No, dobbiamo fantasticare, vogliamo galoppare con la dobbiamo fantasia. Avere dai, un vino Giulio, molto ecco. Morbido, la morbidezza bisogna ricercare nel vino, perché abbiamo detto che le tre tendenze dure dei cibi, sì, caratteri duri, comunque è una roba da è difficile vino, dai, sì. No, no, tutte le marinate però, sotto però io ho visto molta gente buttarli il bianco quando ma il bianco contiene molta più acidità anche del rosso, per cui diventa difficile. No, nel rosso e nel bianco è difficile. Non si capisce, però vino neutro non esiste. No, ho capito bene. Cosa vuoi fare? Birra non mi basta. No, no, è diventa difficile. Poi una leggera marinata va benissimo, dipende da quello che si mangia. Sono abbinamenti possibili per i carciofi sardi. Il carciofo spinoso sardo, molto buono. Il nostro carciofo si può iniziare ad abbinare. Normalmente è complicato, esatto. Cotto si abbina tranquillamente, perché diminuisce il tannino, anche lì lega il carciofo, quindi quella sensazione di legatura in bocca. I carciofi nazionali diventano difficili da mangiare e da abbinare con un vino, soprattutto se sono crudi. Quindi, nessuna frutta va abbinata perché contiene tanta acqua, per cui difficile. Ma questo signore, perdonami, questo signore spiega la cosa. Quando mangia l'uva lui butta giù vino. Perché? Perché è della stessa famiglia, capito? Perché contiene l'acqua. Lui con i dolci abbina il nasco, per esempio, fa sempre questa cosa. Con i dolci. No, è un bel abbinamento. Dipende dal tipo dei dolci, se sono paste lievitate, se non sono paste lievitate. Dipende molto. Considero un vino dolce che si presta molto bene. Gelato in Macedonia, dolce. Perché uno ci deve bere dietro il vino. No, esattamente, no. È meglio magari gelato. La Macedonia c'è già il succo della Macedonia. Esatto, perché molti gelati, molte Macedonie, soprattutto poi sono a base di liquori, magari con distillati, per cui il vino diventa difficile l'abbinamento. Le forti speziature, soprattutto se sono in cottura, è difficile abbinare con queste forti speziature, è difficile abbinare la cucina indiana, per esempio, e sono difficili. E alcuni tipi di cioccolato, quando il cioccolato fondente supera l'80%, è di difficile abbinamento. Bene. Allora, abbiamo. Si lascia alla soggettività del singolo. Allora. Sì, poi ognuno ovviamente dipende dalle nostre papille gustative, dalle nostri corpuscoli che abbiamo per quanto riguarda i sensi, per cui ognuno di noi magari. Sì, assolutamente. Ognuno fa quello che vuole. Ognuno. C'è chi piace la minestra calda, chi piace la minestra tiepida, o qualcuno piace anche fredda. Sì, io bollente anche d'estate. Lui invece è passato di verdura, lo mangia sì, anche freddo. Freddo in estate. Ecco, appunto per quello, ognuno di noi reagisce in maniera diversa. Comunque, in chiusura, abbiamo più o meno fatto una panoramica su tutto. Manca ancora qualcosa? Oppure No, assolutamente. Abbiamo detto quello che voleva dire il presidente Mameli precedentemente, la telefonata di Nicola Pini, soprattutto alla pubblicità, è che io sono il caro amico. Diciamo votato a bere sempre vino rosso. Il rosso. Sì, abbiamo dolci, forse l'ultima diapositiva frutta, che è la scheda grafica. Sì. Quella è una scheda, eccola qui. Una scheda grafica dove sono i caratteri del cibo e i caratteri del vino. Noi in base a quelle componenti dobbiamo disegnare dei poligoni più o meno, se si equivalgono vuol dire che l'abbinamento è armonico, è azzeccato, è armonico. Esattamente. Bene, allora fatevi il grafico ogni volta che vi siete a tavola, così almeno questo è per imparare. Cercate ovviamente per fare didattica. Certo, ci mancherebbe altro. Allora, con questi consigli che hanno colorato questa ultima puntata per quanto riguarda il tema vino e mondo del vino, che non è solo poi vino, abbiamo portato gli stillati, la birra e insomma gli amici dell'associazione Roberto, appunto, e Antonello. Cioè, Roberto e Antonello, ma soprattutto chi in questa associazione dei sommelier in Sardegna si dà un grande affare come Giulio Pani, e che tiene sotto controllo un po' tutto ciò che è da affrontare, sia per quanto riguarda le tematiche, sia per quanto riguarda anche il gruppo di lavoro e chi ci parteciperà. Detto questo, bene, che facciamo? Lo salutiamo? Sì, perché dobbiamo ringraziarlo per il momento e per questa estate. Grazie a voi. Noi ci ritroveremo sicuramente quando ritorneremo in onda tra la fine dell'estate e l'autunno, perché il mondo del vino è vastissimo. E quindi se vi fa piacere, ci saremo anche in autunno. Ci farà molto piacere. Grazie, okay. Grazie a voi. Ciao. Tra poco c'è l'appuntamento con i due dell'abitacolo.